Ciao a tutti gli amici dei social di HT Stone, la special guest di oggi è Alberto Robecchi, Senior Sales Engineer di Zebra Italia, un solido punto di riferimento per il nostro settore. Alberto. Ciao Luca, grazie. Dopo ti pagherò una birretta per il punto fermo nel nostro mercato. Grazie tante. Senti Alberto, innanzitutto ti chiedo come stai vivendo questa quarantena? Stai lavorando da casa, immagino. In quale parte del mondo sei? Allora, sono nella parte del mondo Milano, bloccato in casa. Devo dire che avendo due figlie che vanno tutte e due a scuola e che seguono giornalmente le varie lezioni, sono bloccato praticamente in camera da letto, come adesso. Quindi ho il mio bagno privato, quando ogni tanto mi guardo la televisione e faccio training e tutto il resto. Non ho mai lavorato tanto così in vita mia. Parto alle 8 di mattina e finisco alle 7 e mezza, 8 di sera, sempre in questa stanza. Senti Alberto, io con te oggi volevo parlare del mondo printer di Zebra perché so che c'è qualche novità, soprattutto nel mondo mobile RFID, giusto? Corretto? Sì, corretto. Prima di entrare un attimo nel dettaglio dei prodotti ti faccio una domanda che riguarda un po' Zebra, perché da sempre le stampanti di etichette sono oggetti che hanno avuto una lentezza di aggiornamento negli anni passati, mentre per voi di Zebra oggi non è così, continuate a sfornare nuovi modelli che coprono ogni settore di mercato. Ne curate la connessione, l'NFC, l'RFID, Bluetooth, e quindi ne deduco che per Zebra il mondo printer è un mondo molto importante. Una considerazione corretta questa? Sì, una considerazione corretta, anche perché, come sai, Zebra è anche produttore di mobile device e di printer, soprattutto di stampanti e di software. E di software che gestisce la parte di mobile computing, ma anche la parte di stampanti portatili, stampanti fisse. Quindi in questo momento le nostre stampanti devono avere una propria tecnologia interna che gli permette di essere gestita anche da remoto e nel frattempo anche collegata a dispositivi portatili Android nel più breve tempo possibile. Stiamo lavorando molto lacrimente sulla parte di connettività, quindi sulla parte wireless, sulla parte NFC, sulla parte di velocità della stampante, ma soprattutto sulla qualità che contraddistingue appunto Zebra. E Alberto, focalizzandoci un attimo sull'NFC, in che cosa l'NFC su una printer può essere interessante, può essere utile? Allora, all'interno dell'NFC contenuta nella stampante vi sono tutte quelle informazioni che permettono di fare un accoppiamento tra un terminale e una stampante nel più breve tempo possibile e molto semplicemente. Quindi basta avvicinare a un terminale portatile Zebra con una parte NFC, ma potrebbe essere anche un dispositivo consumer, un telefono, basta che abbia il lettore NFC, basta avvicinarlo alla stampante e tramite un meccanismo interno dell'NFC e di un client posizionato sul terminale, presente sul terminale, è facile ed è molto semplice fare questo accoppiamento. L'abbiamo fatto perché molti di nostri clienti hanno un parco macchine talmente vasto dove all'interno dell'IT vi sono centinaia di stampanti che tutti i giorni vengono riposizionate in carica e quindi alla mattina vengono riprese e vanno riaccoppiate al terminale. Andare a vedere il MAC address, andando a dover riscrivere all'interno del terminale quale MAC address è, diventa molto difficile. Anche se sono presenti barcode con il MAC address stampato in chiaro, diventa poi difficile nel tempo poter mantenere la leggibilità di questo barcode. Quindi col tempo il barcode diventa illeggibile ed è per questo che l'NFC, non essendo danneggiabile, almeno all'interno della stampante, permette un facile accoppiamento tra i due dispositivi. Entrando nel dettaglio dei prodotti, ci puoi fare una rapida carrellata di quello che è il mondo printer Zebra ad oggi nei quattro grandi settori che avete identificato, che sono industrial, desktop, card e mobile? Il nostro portfolio è talmente ampio che bisognerebbe stare qui un paio di giornate per poterle descrivere tutte. Possiamo farlo molto velocemente, questo sì. Ecco, questa è una delle prime slide che fanno riferimento alle stampanti industriali. Abbiamo delle stampanti industriali da 4 pollici e da 6 pollici per le famiglie ZT600, le famiglie ZT510, i motori di stampa ZT500, le ZT400 da 6 e da 4 pollici e poi una ZT200 che anche questa è una stampante da 4 pollici. Queste sono le stampanti di riferimento per quanto riguarda la famiglia delle stampanti industriali. Premetto che alcune di queste poi possono anche avere, come vedremo successivamente, la parte RFID. Per le stampanti desktop abbiamo una new entry che si chiama ZD220, è un entry level con tutte le caratteristiche di stampa tramite comandi ZPL e XML, è una stampante entry level
che comunque richiama le caratteristiche di solidità delle stampanti Zebra. La ZD410 è una stampante da 2 pollici, passando sempre più su, quindi andando da destra verso sinistra nelle stampanti desktop, abbiamo la ZD420, le ZD500-500R a secondo della parte RFID che viene posizionata all'interno di questa stampante. Abbiamo stampanti Healthcare come la ZD510 Healthcare, come vedete da questa slide, e in più la ZD620 che è una stampante da 300 dpi con uno schermo a colori posizionato sul fronte della stessa stampante. E poi andiamo nelle stampanti mobile, un entry level, la ZQ220 che è appena stata rilasciata da pochissimo, le ZQ300 da 2 e da 3 pollici, poi abbiamo una new entry, la ZQ510 e le 520. Tutte queste stampanti hanno grado di cadute che supera il 1,5 metri su concreto, e poi abbiamo le ZQ610 che vediamo qui nella versione healthcare bianca e nelle versioni standard, quindi con la parte di connettività wifi bluetooth. Le car printer sono molto importanti e stanno riscuotendo nell'ultimo periodo un grande successo, dedicato più che altro alle versioni ZC, quindi come vedete a destra sono stampanti da ufficio, sono stampanti da evento, sono stampanti pensate per poter stampare card fronte e retro a colori o in bianco e nero. Queste stampanti, appunto le ZC300, le 350, possono avere al proprio interno un decoder MIFARE piuttosto che UHF-RFID. Passando a quelle più complesse ad alto ritmo di stampa, passiamo sulle ZC10L, che è una stampante di card flessibile da evento, quelle card che vengono appese al collo per gli eventi, per i concerti e così via, e poi andiamo a quelle ad alta stampa, che sono le ZXP7 e le ZXP9. Beh, Alberto, mi sembra un portfolio comunque molto, molto importante quello di Zebra. Noto che all'interno di tutte queste stampanti si crea una famiglia, una sottofamiglia, un sottogruppo molto interessante, che è quello dell'RFID, delle stampanti RFID. E noto come Zebra, con grande successo, sia riuscita a portare la tecnologia RFID sulle stampanti mobile. Sì, Luca, le stampanti mobile in questo momento sono molto importanti perché comunque hanno una facilità di utilizzo e sono, appunto, come dicevi tu, mobili. Abbiamo una serie di stampanti portatili e penso che forse siamo gli unici ad avere una così vasta gamma di stampanti portatili RFID. Abbiamo le ZQ520 e le ZQ630 che hanno un modulo RFID UHF al proprio interno e quindi possono essere utilizzate tranquillamente per poter ristampare sul tag RFID e poi stampare anche l'informazione, barcode o testo sulla parte bianca dell'etichetta. Non dimentichiamoci che Zebra è anche un produttore di supplies, quindi tutto quello che è RFID può essere fornito da Zebra, dal proprio zip ship, e può essere anche customizzato a secondo delle necessità del cliente. E guardando al futuro, Alberto, che cosa dobbiamo aspettarci da Zebra nel mondo printer? Nel mondo printer possiamo aspettarci sicuramente un'evoluzione basata sulla risoluzione di stampa e soprattutto sulla velocità, non dimenticandoci che queste stampanti sono molto 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 resistenti e delle volte, andando dai clienti con un largo parco macchine, facciamo fatica a cambiare le stampanti perché appunto non si rompono mai. Questa è una delle nostre problematiche, le stampanti Zebra non si rompono mai. Va bene, io ti ringrazio e ti saluto e ti auguro un buon proseguimento di quarantena in camera da letto. Grazie Luca per questa brillante iniziativa che avete avuto e salutami tutti gli amici e tutti i colleghi di HT Stone e mi raccomando, stay safe. At home. Ciao, grazie. Ciao.